Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova video lezione di fisica. Cambiamo argomento e cominciamo a parlare della crisi della fisica classica, ovvero di alcune scoperte che agli inizi del Novecento cominciarono a mettere in crisi ciò che si conosceva della fisica precedente. Già con la relatività che a inizio anch'essa, ai primi del Novecento, abbiamo cominciato a far crollare alcune certezze della vecchia fisica. E in quel caso, diciamo, i dubbi sulle previsioni della fisica classica venivano dalle equazioni di Maxwell, che abbiamo visto a conclusione del capitolo sull'elettromagnetismo. In questo nuovo capitolo affronteremo altri motivi di crisi della fisica classica che anche questi sono in parte legati all'equazione di Maxwell, come vedremo in questa lezione. In particolare, si fa riferimento a due fenomeni fisici che non si riesce a spiegare in maniera adeguata con la teoria classica e che quindi sono tra quelli che diedero inizio allo sviluppo di nuove teorie della fisica. In particolare in questo video parleremo del fenomeno della radiazione del corpo nero, primo fenomeno che cominciò a far vacillare la fisica classica, e successivamente parleremo di un altro fenomeno che è l'effetto fotoelettrico. In quest'ultimo vedremo che la spiegazione risolutiva la diede proprio Einstein. Tutti e due i fenomeni, che non si riesce, ripeto, a spiegare bene con la fisica classica, hanno una spiegazione corretta, adeguata e convincente una volta che viene introdotta l'ipotesi dei quanti di energia dovuta al fisico Max Planck. Quindi iniziamo subito a parlare del primo fenomeno, la radiazione del corpo nero, e di perché questo fenomeno non convinceva i fisici dei primi del Novecento. Intanto vediamo cos'è il corpo nero. Beh, si tratta intanto di un problema fisico non di particolare importanza, di cui non parleremmo se non avesse appunto creato i problemi di cui adesso vi darò qualche cenno. Allora, il corpo nero si intende per corpo nero un corpo che è in grado di assorbire radiazione elettromagnetica e di assorbirla tutta, cioè a qualsiasi frequenza. Ricordiamoci che una onda elettromagnetica è caratterizzata da una frequenza, chiamiamola F o chiamiamola Ni. E in maniera speculare è caratterizzata da una lunghezza d'onda. Per esempio, se la radiazione elettromagnetica in questione è una luce visibile, beh, ciò dipende proprio dalla sua frequenza. Se la frequenza ricade in un determinato intervallo, la radiazione elettromagnetica è luce visibile, oppure dalla lunghezza d'onda, sono collegate le due grandezze. Parlando di luce visibile, al variare della frequenza o della lunghezza d'onda varia il colore. Le due grandezze variano in contrapposizione una all'altra, sono inversamente proporzionali perché vale una relazione fondamentale per la radiazione elettromagnetica che ci dice che la lunghezza d'onda moltiplicata per la frequenza ha un risultato costante che è la velocità dell'onda, quindi la velocità della luce. Bene, i corpi in generale non assorbono tutta la radiazione che incide sopra di essi e per questo noi vediamo i corpi colorati. Cioè, se io prendo un corpo qualsiasi, quindi non nero, quando arriva la radiazione elettromagnetica, una parte di questa viene assorbita dal corpo, quindi entra dentro il corpo, e questa io non la vedo, ok? E un'altra parte, che invece è quella che io vedo, viene riflessa. Torna indietro e colpisce gli occhi di chi osserva il corpo. Quindi, se io, per esempio, ho un corpo che assorbe tutta la radiazione elettromagnetica e riflette solo la parte blu, quindi l'assorbe tutta tranne il blu e riflette il blu, il corpo lo vedrò blu. Se ho un corpo che assorbe tutta la radiazione tranne il rosso, io lo vedrò rosso perché la radiazione rossa non assorbita viene riflessa. Un corpo che io vedo bianco riflette tutte le radiazioni di tutte le frequenze, perlomeno nel campo del visibile.
Chiaramente il discorso viene fatto anche per il non visibile, ma lì non ho il riscontro col colore, ok? Quindi posso immaginare un corpo che assorbe le radiazioni con determinate lunghezze d'onda o frequenze e riflette tutte le altre. Quelle che vengono riflesse sono quelle che io posso vedere. Se io vedo un corpo e lo osservo nero, è perché evidentemente non riflette nulla del visibile. Per estensione, chiamiamo corpo nero un corpo che non riflette nulla, anche il non visibile, okay? Anche se in effetti il non visibile non ha nulla a che vedere col colore. Quindi, in sintesi, un corpo nero è un corpo che assorbe qualunque radiazione elettromagnetica incida su di esso, di qualsiasi frequenza e di qualsiasi, quindi, lunghezza d'onda, e di conseguenza non riflette niente. Il nome fa riferimento al fatto che un corpo del genere io lo vedrò nero perché non riflette nulla. Qui ho rappresentato un modello di corpo nero che è una scatola con un piccolo forellino. Che cosa succede in questa scatola? Beh, se arriva una radiazione elettromagnetica, la facciamo incidere proprio in corrispondenza dell'apertura e pertanto la radiazione riuscirà a entrare all'interno del corpo. Dopodiché comincerà a rimbalzare nelle pareti. Immaginiamo che le pareti potrebbero anche essere scabre, non così lisce come quelle che sto disegnando io. E quindi se così fosse il percorso del raggio sarebbe abbastanza casuale all'interno. Siccome il buco è di dimensioni estremamente ridotte, risulta altamente improbabile che un raggio una volta entrato possa uscire. E quindi questa è la maniera in cui comunemente ci immaginiamo un corpo nero. È qualcosa che riesce ad assorbire la radiazione e non la riflette. Assorbe tutta la radiazione e non riflette nulla. Qual è il punto centrale del corpo nero? Beh, dell'esperienza del fenomeno della radiazione del corpo nero. Intanto, secondo un principio fondamentale di questa parte della fisica, un corpo che assorbe certe frequenze, se noi lo riscaldiamo, diventa incandescente ed emette radiazione alle stesse frequenze che ha assorbito. Quindi, se un corpo è in grado di assorbire la lunghezza d'onda lambda 1, e la lunghezza d'onda lambda 2 quando riceve radiazione, se noi il corpo lo riportiamo a incandescenza, lo riscaldiamo, questo corpo emetterà le stesse due frequenze, lambda 1 e lambda 2. Se un corpo è nero, quindi è in grado di assorbire tutte le frequenze e tutte le lunghezze d'onda, quindi se noi lo riscaldiamo, emetterà anch'esso tutte le frequenze. Quindi un corpo che assorbe certe frequenze, se lo riscaldiamo, produce, emette le stesse frequenze che è in grado di assorbire. Quindi attenzione che i fenomeni qui sono tre: assorbimento, cioè incide la radiazione, il corpo la assorbe, quindi la fa propria, la riceve; riflessione, viene riflesso ciò che non viene assorbito ed è quello che io vedo; emissione, quando il corpo viene portato ad alta temperatura. In questo caso, quando pensate per esempio a un metallo, lo portate all'incandescenza, vedete un bagliore, vedete che emette luce. Le frequenze di questa radiazione che emette sono le stesse che quel particolare corpo è capace di assorbire. Se un corpo è nero, è importante da studiare perché, essendo nero, assorbe tutte le frequenze e quindi, qualora lo portassimo a incandescenza, emetterebbe tutte le frequenze. Quindi, per il corpo nero, possiamo realizzare un grafico che, senza soluzione di continuità, senza interruzioni, mi fa vedere queste frequenze o questa lunghezza d'onda a che livello vengono emesse. Bene, l'andamento di questo grafico è questo che vedete qui. Vediamo esattamente di che stiamo parlando. Allora, nell'asse delle ascisse abbiamo lambda, cioè la lunghezza d'onda. Ok? Nell'asse dell'ordinata abbiamo R, cioè l'irraggiamento, cioè ovvero una misura dell'energia emessa dal corpo quando lo portiamo all'incandescenza. Le tre curve blu che vedete, potrebbero essere molte di più ovviamente, sono le curve relative a tre temperature. Prendiamone in considerazione una. Per la temperatura T3, ok, la ripasso un attimino, eccola qui, questo grafico mi dice l'andamento dell'emissione
energia emessa al variare della lunghezza d'onda. Quindi praticamente a quella temperatura il mio corpo emette a questa lunghezza d'onda, emette radiazione che ha questa lunghezza d'onda, emette radiazione che ha questa lunghezza d'onda, emette radiazioni di tutte le lunghezze d'onda, perché è un corpo nero, assorbe tutte le lunghezze d'onda e quindi è in grado di emetterle tutte. Però vedete che il livello di energia non è lo stesso, quindi alcune lunghezze d'onda sono più presenti nell'emissione. In particolare c'è un massimo. Cosa vuol dire? Che c'è una lunghezza d'onda, quella che io leggo qua sotto, qui, che è quella a cui c'è l'emissione massima. Se cambiamo temperatura, per esempio passiamo alla seconda curva, la temperatura è minore, il grafico è simile, però il massimo si è spostato. Vedete che c'è sempre un massimo? Ancora qui, temperatura minore, c'è ancora un massimo. La curva arancione collega tutti i massimi, è la curva dei massimi, cioè la curva che mi dice, in funzione della temperatura, per quale lambda ci sarà il massimo. Ok? E allora esiste una legge fisica che si chiama legge di Wien, ok? Questo signore qui, che mi dice che lambda a cui si ha il massimo dell'emissione è pari a una certa costante diviso la temperatura. Quindi più è alta la temperatura, più il lambda che dà il massimo è piccolo. Vedete? Per la temperatura T1 il lambda a cui si ha il massimo è qui. Lo leggo sull'asse X in questa posizione. Per la temperatura T2 il massimo è qui, vedete che si ha per un lambda più piccolo e così via. Ok, la legge di Wien con quello che vi sto dicendo adesso ci servirà poco. La cosa importante che dovete osservare è che queste curve hanno un andamento che presenta un massimo, quindi hanno un ramo crescente, un massimo e poi un ramo decrescente. Questo è quello che si osserva sperimentalmente, quindi facendo l'esperimento si vede che un corpo nero portato a una certa temperatura, ovviamente elevata, emette radiazioni, il lambda, la lunghezza d'onda alla quale la radiazione è massima, è un valore che non è né piccolissimo né grandissimo, sta da qualche parte in mezzo. Se andiamo a guardare le radiazioni con lambda più piccoli, queste sono di intensità via via decrescente. Bene, questo è l'esperimento, quindi è la realtà. Che cosa ci dice invece la teoria? La teoria si basa sulle leggi di Maxwell, perché riguarda onde elettromagnetiche, il modo in cui queste scambiano energia con le pareti del corpo nero. Ebbene, mentre l'esperimento ci dice, come abbiamo visto nei grafici precedenti, quando ho riportato uno, che la curva ha un massimo e quindi esiste un valore di lambda, ovvero della lunghezza d'onda, che possiamo chiamare lambda max. Attenzione che lambda max non vuol dire il lambda più grande, ma il lambda in corrispondenza del quale vi è il massimo. Quindi c'è un lambda in corrispondenza del quale c'è l'emissione massima. L'emissione l'abbiamo chiamata R massima. E per i lambda più piccoli di lambda massimo, lambda minore di lambda massimo abbiamo emissione via via più piccola, vedete? Lambda più piccolo di lambda massima vuol dire che la frequenza è maggiore della frequenza corrispondente al massimo. Ricordiamoci che lambda cresce verso destra e allora la frequenza cresce verso sinistra perché la frequenza è inversamente proporzionale a lambda. Qua c'è ni che cresce verso sinistra perché lambda per ni fa c, quindi è costante. Bene, quindi riassumendo, mentre l'esperimento mostra che la curva ha un massimo, la teoria, utilizzando le leggi di Maxwell, prevederebbe una curva come quella rossa. E quindi una situazione in cui c'è un'emissione, che più o meno qui a questi lambda è predetta abbastanza bene. Ma quando andiamo a lambda molto piccoli e quindi a frequenze elevate, la teoria ci prevederebbe R emissioni molto molto grandi che nella realtà non ci sono. Ok? Dove siamo qui? Beh, qui siamo per frequenze elevate, ok? Quindi siamo nel campo dell'ultravioletto, ok? Il visibile potrebbe stare più o meno qui, il range del visibile.
Se stiamo ancora più a sinistra, siamo nel range dell'ultravioletto. Questa fu chiamata catastrofe ultravioletta, cioè si prevedeva un'emissione di raggi ultravioletti pazzesca, che nell'esperimento non c'era. Inoltre, visto che in matematica stiamo parlando di integrali definite di aree sottese, se calcoliamo l'area sottesa da una di queste curve, quindi il suo integrale definito, beh, l'area sottesa dalla curva rappresenta l'energia, la potenza irradiata totale dalla nostra radiazione, totale nel senso che è sommando tutte le lunghezze d'onda, okay? Mentre una singola ordinata mi dice l'irraggiamento, quindi la potenza irradiata a quella lunghezza d'onda, se le sommo tutte facendo un integrale ottengo il complesso di tutta la potenza irradiata. Beh, la curva sperimentale ha un'area sottesa finita, quindi l'onda emette, il corpo nero emette potenza finita, il che ovviamente ha senso. La curva teorica, quella rossa, beh, sotto ha un'area che è infinita, perché qui sale senza avvicinarsi all'asse verticale, quindi quest'area risulterà infinita. E questo è chiaramente un problema, bello grosso, che è catastrofe ultravioletta. Chi diede una spiegazione, accenniamo ora l'idea e poi terminiamo questa video lezione e ne parleremo meglio più avanti, fu Planck, che introdusse i quanti di energia, cioè spiegò meglio, in maniera rivoluzionaria in realtà, come avviene lo scambio di energia tra la radiazione elettromagnetica e le pareti del corpo nero. Come dice il nome, l'ipotesi dei quanti diede il via alla fisica quantistica. Ma di tutto questo ne parleremo in una prossima video lezione. In questa prima lezione sull'argomento ci siamo limitati a esporre un primo fenomeno fisico che mise in crisi la fisica classica e spinse gli scienziati verso la fisica quantistica. A presto con un prossimo video, studiate e mi raccomando. Ciao!